Amici, benvenuti sul gioco che non ha le finestre. Cosa non sa fare Bellotta? Le pastiere di grano. Quello, scheri! Un gioco con un audio incredibilmente alto. Bravo Bellotta, chi è sta Yugali? Tua sorella. Amici, benvenuti su un gioco di finestre sfinestrate, un gioco che avrà tanta paura. Ciao Ale, buon pomeriggio, benvenuto. Io come al solito devo sempre fare i fattacci con Nvidia, perché è sempre un casino. Mi dite delle cose sporche? Tipo, provatemi a dire mi puzza l'ascella, non sono più bella. Perché così vedo un attimo se... Finestre sporche. Ho letto le finestre sporche. Ok, vi leggo. Vi leggo. Tutto a posto. Benissimo. Grasso. Perfetto. Non facciamo body shaming qui. Amici, vi faccio anche un po' più piccoli, perché siete molto belli. Però vi vorrei un po' più piccoli, perché di solito avete molto spazio in questa live, e quindi vorrei darvi meno spazio, altrimenti non si vede un cazzo. Terriccio, veniamo a noi, veniamo al dunque. Abbiamo head bobbing, ovviamente no, perché col cazzo che voglio bobbare. E lingua, se io volessi della lingua, portoghese, inglese e basta. Vabbè, e quindi niente. Mi vedete? Non vedo. Qualcuno dica ad Videl che la vedo. Ti vedo. Ti vedo bene. Fermi. Fatto. Amici, iniziamo il nostro gioco. Non può entrare, e invece entra. Ciao Mikasa. Vediamo cosa ci aspetta. Ciao Tamova, buon pomeriggio. Vediamo un po' che cosa ci aspetta. Io non lo so. Nei miei sogni vedo questa cassa. Però devo abbassare il volume, perché è molto alto. Non ho mai portato Fortnite. Purtroppo sono una pippa sui giochi in cui si fa sparatudine. Porto un sacco di horror, un sacco di retro gaming, un sacco di giochi interessanti. Tipo questo, guardate lì che regia. Vedo la regia. Qua vedo la regia. Vedo la regia, io l'ho vista. Voi l'avete vista? La sentivo chiamarmi. Cosa mi copi? No, non copiarmi. La sentivo chiamarmi. Visto la regia che mi chiama. Anche la regia mi sta chiamando. Vabbè, ma ci sono delle animazioni incredibili, raga. Pensavo a Windows del PC. No. Da quando c'è stato l'incidente, nella modalità Lego non si spara ed è survival. Ma io non so sopravvivere. Ciao Sisetta, buon pomeriggio. Vabbè, ma gira tutta la stanza. Ciao Kimberly, buon pomeriggio anche a lei. Gira tutto, ragazzi. Ma che c'è un occhio. C'è un occhio, ma che è Shining? Potrebbe essere. Qualsiasi cosa faccia, non riesco a non pensare a questa casa di Marianna, che salutiamo. Ciao Mr. White, buon pomeriggio. Vedo, guarda lì, si muove addirittura la strada. Raga, ma dove ho trovato un gioco dove si muove la strada? Quindi ho risposto a chi? A Marianna? Ha risposto a Marianna? Ora ha risposto? Chi lo sa? È tutto al contrario. Oddio, ma è il sottosopra. Meno 4.3 a Yuga ASMR. Ma ti piace proprio un sacco l'ASMR fatto da me, eh? Giuro che ti faccio l'ASMR. Dimmi che mi soffio il naso per 5 minuti. Ehi, tesoro, come ti stai sentendo? Mi prendo una giornata alla volta. Marianna è il posto dove sta la casa. Ah, è un posto, quindi. Come regia sto gioco è davvero bello. Posso dire che effettivamente può funzionare. Com'era il funerale? Vorrei essere stata lì per te. Non sono andata, non ce l'ho fatta. Capisco. Quindi anche lei l'avrebbe capito. Lo sai, no? Sì. Che mi dici della tua nuova casa? È da Marianna, vero? È una bella strada da qui. Si soffì il naso, ma io vi odio. Com'è stato il funerale? Mi sarebbe piaciuto fosse stato il mio. Sì, è una cosa che potrei rispondere io. Ciao Gacy! Alexa, quanto volume hai? Alexa, imposta il volume al massimo. Alexa,
Imposta un timer di 5 minuti. 5 minuti a partire da ora. Dio Cristo, chiedono. Prima chiedono e poi rompono i coglioni. Scatarramento. Ciao Maruca. Benvenuti in questo momento del piacere. 5 minuti di piacere per voi. Grazie a Tartavion. ASMR raffreddato. Che entra ora, Faffo, guarda che ormai io ci ho rinunciato a fare io ci ho rinunciato a finire, a diventare famosa su questa piattaforma. È inutile. Volete da me? Mica anni di terapia buttati. Non vi preoccupate. Cosa si fa? Rumore di pillole. Pillole che tu ti prendi per ritrovare un po' di vita. Adesso bevendo questa pillola. Cioccolato. Shhh. Immaginatevelo. E dai. Aspetta. Bevendo questa pillola. Ah, l'aerosol, è vero. Facciamoci prendere prima la pillola. Sol.
nostra disposizione è finito. Grazie per aver seguito questa ASMR. Alexa, stop. Sì? Ha finito. Sono entrato in un momento omeopatico. Sì, sì. Sono volati questi 5 minuti. Se volete, Samueli ha 4.000 punti dal riscattare di nuovo. Quindi, quando volete, ora posso rialzare. Stai parlando con Alexa di tutti. Mi dispiace, però purtroppo dobbiamo andare avanti. Oh, non ci pare. Parlate Samuele. No, il ragazzo deve stare qui. Il ragazzo sta qui, sta bene. Non vi preoccupate, lasciate stare. Con 128.000 quanti ne posso fare? Ioanna, penso tantissimi. Veramente un sacco. Ti veniamo in gruppo. No, niente, no alla violenza. In questo canale siamo pacifici, non diamo alla violenza il potere di vincere su di noi. Sto andando in quella casa, ti faccio sapere quando ci arrivo. Va bene, stai attento sulla strada, ti voglio bene. Andiamo, insomma è sparito da questa chat. Oh, vabbè, ma quanto mouse. Ma un mouse proprio duro. Guarda lì che bella casa. Mi sono appena trasferito in una casa che è bellissima. Tab per prendere il mio telefono. Madonna, che telefono vecchio. Da mamma a te. Va bene, stai attento sulla strada. E questo è quello di prima. Con Q. Ah, questi sono tutti i messaggi. Quindi io un messaggio posso fare, ed è con mia mamma. Ispezioniamo questa scatola. Ha scritto che c'è la roba per la camera da letto. Posso riscattarlo se mi rifondate 15.000 dall'SMR scammato la settimana scorsa? No. Il classico Nokia immortale, il mio primo telefono. Beh, allora, come lo grabbo? Scusami, se volessi grabbarlo. Grabba. Sì. Forse devo aprire prima... Ah, M per aprire la mappa della casa. E vabbè, ho capito, ma serve una mappa. Perché sono un villain ora? La vita, è la vita. O muori prima o vivi a lungo per diventare un villano. Adesso sei un villano. Apriamo casa, magari serve prima aprirla per... Oh, ma che bella! Guarda lì, c'è pure una cassetta. Ispezioniamola. Una cassetta chiamata la mia famiglia. Lo potrei ispezionare portandola in un lettore VHS. Ah, grab. Ah, devo fare così. Ok. Vediamola. Quando la cassetta ha cominciato ad andare, ho visto un uomo di mezza età che teneva la telecamera. Ho capito che l'uomo era nella stessa casa dove ero io. E lui è tutto un bel sorriso e poi si avvicina alla famiglia. Sembrano giocare tutti quanti nel cortile. La sua moglie e i suoi bambini si stanno divertendo un sacco. C'è un momento quando in cui la donna si mette dietro al marito e lo abbraccia. Ridono e guardano in telecamera. È molto bello. Mi sento che c'è però qualcosa di strano. Come se ci fosse della tensione. Un senso di distorcimento che è difficile da descrivere. Ma forse sono soltanto io. Vabbè, sembra che la felicità che è stata riprodotta in questa cassetta è un po' falsa. Ok, che è scritto poi sulla faccia dell'uomo, che non era tutto come doveva essere. Vabbè, la cassetta finisce quando uno dei ragazzi, dei bambini, cade a terra e si sfranteca il muso. Mentre la mamma stava andando verso il creaturo che piangeva, e il padre smette di sorridere come un pirla e si avvicina alla telecamera per spegnerla. Quando è arrivato vicino alla telecamera, ho una strana sensazione di intrusività, come se avesse percepito i miei pensieri. È una strana sensazione guardare i ricordi di questa di qualcun altro. Vabbè, sì, mi sento molto strano. Ho visto i cazzi di un altro. Io ci avrei scommesso. Teledescrizione al canale 777 di Media Video. Ma era lungo! Ciao Giorgia! Spendevano meno pixel a riprodurre il video. Ma serio? Chi è che mi ha scritto? Mamma? Tutto a posto? Sì, mamma, sto bene. Ho trovato questa vecchia cassetta strana. Credo che sia dei vecchi proprietari della casa.
Vabbè, andiamo a prendere i pacchi comunque, raga, che io mi devo trasferire. Mamma! E mi hai rotto i coglioni però, mamma! L'hai guardata? Che c'è, che c'era dentro? Mamma, eppure però si fa i fatti degli altri. Mi pensavo che mi avresti cazziato perché mi sono messa a spiare i cazzi degli altri, però sì, l'ho vista, era un po' di roba strana. Oh, dice mamma. Mamma, non rompermi i coglioni, fammi faticare. Che c'ho da fare qua? Oh, grabbiamo. Cosa? Oh, oddio, amici, ho perso tutto. Oh no. Mamma è in piccione, una famiglia di pettegoli. Allora, questo è della Upstairs, quindi no. Ciao Sisa, bentornato per 5 mesi. Mua! Questa manda i messaggi invece di chiamare sempre. Ma non mi chiamare. Allora, questa è upstairs, living room. Prendiamoci prima il living room. Che qua i trasferimenti li dobbiamo fare per bene, mica li dobbiamo fare la cazzo di cane. Madonna, quanto salgo lento. Secondo voi, la living room... dov'è? Ah, questa sarà la cucina, quindi no. Qua? Sarà questa la zona livings? Raga, ho sentito un rumore. Ma sì, sarà questa la zona livings, ragazzi. Ma chi se ne frega? Va bene lo stesso. Su! Andiamo a prendere questo. Che era? Questo era? Aspetta che mi sono dimenticata. Perché mi dimentico le cose? Master bedroom. Quindi la camera da letto grande. È la stanza dove non muori. Vi sputo. Sì, la living è all'ingresso, quindi sì, sarà quella. Ma me l'ha data verde, quindi suppongo che sia anche giusta. Comunque è una casa molto grande per un uomo molto solo. Posso dire, poi saranno anche cazzi dell'uomo, per carità. Come la poso? Vorrei aprire la porta. Aspetta. Ok. Questa è una camera piccola, quindi no. Questo è un bagno, quindi no. Questo è uno sgabuzzi. Ragazzi, ma non c'è la camera grande? Oh, Gesù, Giuseppe e Maria. Allora qua. Sarà questa? È un gioco della Cillas? No, no, no. No, ma anche perché la Cillas non li fa con questa grafica scricchiolevole. Al massimo questi potrebbero essere i giochi. Ah, ma lì c'è un'altra roba. Aspetta, aspetta! Raga, questo è master. Abbiamo sbagliato i master. Non abbiamo preso il master giusto. Andiamo via. Mannaggia. Ragazzi, ma secondo me io sento degli scricchioli. Sento degli scricchioli strani. Mi piacerebbe una casa così da solo. Ma che tu sei scemo? Ma mai nella vita? È troppo grossa, che palle. Poi hai capito a pulirla. No. Oh, mettiamo qui. Andiamo avanti. Prendiamo gli altri pacchi. Sì, ma sono troppi pacchi. Ma non potevo chiamare qualcuno. Che palle. Allora, upstairs guest bedroom. Quindi è quell'altra stanzina. Io uso solo 3 stanze. Nel resto accumulo le mie. Oh, che musica di sentimento. È sempre bello trasferirsi in una casa nuova, anche se è di legno. D'altronde si sa, nuovi inizi. Chi era? Potevano chiamarlo The Trasloc. Lo potremmo chiamare noi così. Ragazzi, ho sentito dei rumori giù. Chi è che mi tocca? Belli poteri psichici, ma perché ho le mani dure. Downstairs office. C'era un ufficio? The Trasloc. Sì. Sì, è l'estetica un po' PS1. Effettivamente sono... ma tantissimi giochi horror ormai li fanno con questa aesthetics. Sarà di qui che non ci siamo andati? Ragazzi, ma quanto cazzo è grande questa casa? Oddio, ma c'è un piano di sotto. Questo è il basamento. Devo trovare la chiave per il basamento. Dove cazzo sarà? Ma il padrone di casa non me l'ha data. Questa porta è chiusa. Chissà se la chiave è in giro. Ho capito, però non c'è un ok, qua c'è lo studio. Quindi andiamoci a piare la scatola dello studio. La scatola, però, ho detto con quante S. Nel basamento ci sono i cadaveri. Ma questo è un gioco horror. Noi stiamo giocando a un gioco di pacchi. Raga, cioè, nei giochi di pacchi non ci sono i cadaveri.
Secondo me c'è chiuso dentro qualcuno. Secondo me no, dai. Ma quante scatole ci sono, oddio mio. Upstairs guest bathroom. Ma andiamo allora a portare la roba in bas. Ma scusa, se scarico tutto, cioè tipo all'entrata, così non faccio avanti e indietro. Mettiamo tutto sul divano. Fe, andiamo a prendere tutto, che sennò devo fare avanti e indietro ogni volta. Ci sono 132 pacchi qua, che palle. Grabbiamo questo. E chi lo sapeva che era un gioco di trasloco? Va bene ancora perché non hai detto lo scatolo. Perché non si dice lo scatolo? Lo scatolone. Fabbricone. Oh, io lo dico di solito, certe volte, non sempre. Un gioco di pacchi che si chiama senza finestre. Però le finestre ci sono. Sicuro che non è un horror. Sì, ma magari è che a un certo punto le finestre poi ti fanno... Ciao. In campagna si dice. No, ma anche... Perché sentivo dei... La scatola o lo scatolone? Lo scatolo solo in campagna. No, lo scatolo forse non l'ho mai detto, ma più che altro perché ho una mamma che mi ha insegnato per anni l'italiano. Ragazzi, non c'era qualcuno qui nascosto nelle frasche, vero? Mi sto immaginando le cose. C'è mia madre che insegnava italiano e quindi mi avrebbe percosso tipo con una spranga di ferro sui denti se avessi detto lo scatolo. Quindi solo per questo non lo dico. A me piace lo scatolo. Io ogni tanto lo dico lo sh, però non la dico sempre. Il gioco si chiama Affari Tuoi. È un po' come le gabine. Le cosa? Allora, posato tutto. Così almeno possiamo chiudere la porta e vaffanchiù. Ispezioniamo. Cucina. Portiamo prima in cucina. Cioè, tutto inizia dalla cucina. Quindi, mettiamo questo qua su... Qua su... Qua su... Qua su... Ragazzi... Ragazzi, non mi funziona la cucina. Ragazzi, ma non mi funziona la cucina. Perché? No! Cucina! Ma era la cucina! Ciao, Rio! Ti sei pentita di non aver lasciato qualcosa nella casa vecchia? Ti giuro! Io la prossima volta che trasloco... Trasloco senza niente... Mi porto solo le mutande. Manco quelle, mi compro tutto nuovo. Scusa, ma... Le gabine e il magazzino sono terribilmente emiliane romagnole. Ma io non ho mai sentito nessuno dire gabine. Ragazzi, dove cazzo devo mettere questa cosa della cucina? Scusate, siamo in cucina. In cucina si mettono le cose in cucina. Affanculo, va. Cambio posto. Mettiamo questo. Master upstairs. Cos'era? Master bathroom, ok. Andiamo. Però le comprite la taglia giusta. Ragazzi, se volete delle mutande in più, io ce le ho ancora, eh. Non le ho usate, lo giuro. Giuro che non le ho usate. Però per favore, toglietemi le mutande. Nel senso, toglietemi le mutande che ho comprato inutilmente. Perché veramente sono molto triste di aver comprato delle mutande inutilmente. Cosa c'è? Le ho prese per la Games Week. Però ho sbagliato tutto. Upstairs storage. Ce l'ho. Come prego? È vero. Ve l'ho raccontato. Per la Games Week avevo comprato delle mutande. Che però sono tutte sbagliate. Perché sono... Le mutande sega culo. E a me non piacciono. Sono le mutande sega culo. E a parte il fatto che sono anche di una taglia sbagliata. Chi è che mi potrebbe bussare a quest'ora della notte? Ci fai le pezze per spolverare. Ma sono fatte di plastica. E voi mi direte che cazzo di mutande hai comprato. Raga, ho comprato le mutande quelle là da Zenith. Non aprire. Ma magari mi sono venuti ad aiutare. Ragazzi, io non apro. Alla fine ci avete ragione. Allora, guest bathroom. Ma non mi fa prendere più. No, raga, mi sa che devo aprire per forza. Sì? Oddio. È una signora con i capelli a triangolo. È una signora? Salve, deve essere il nostro nuovo vicino. Sì, sono io. Vive nelle vicinanze? Sì, vivo a un paio di chilometri da là. Mio marito ed io viviamo là.
benvenuta, benvenuta. Marianne è una bella città, belle persone. La posso aiutare? Capelli a campana. La posso aiutare? Beh, non riusciva a non notare che la casa che ha comprato e il nuovo proprietario era qui. Quindi ho fatto una bella torta come regalo di benvenuto. Va bene. Grazie, buono studio, Casey. Grazie mille, non doveva. Le piacerà tanto. Gliel'ho lasciata sul contabile della cucina. Come l'ha fatta a lasciare là? Ciao Arancino, che voce strana che hai oggi. Vi stranisco io. Scusi, com'è entrata in casa? Non ti preoccupare, tesoro. Conosco questa casa dentro e fuori. Conosce questa casa? Questa casa c'ha un sacco di storia. Veramente unica. In qualche modo penso che la conosca anche tu. Ogni angolo e ogni ombra sembra basta cambiarmi i capelli. Sembra familiare, vero? In ogni modo ti appropinguerai presto. Va bene. Ce lo fa fine il discorso la signora. La signora è difficile. Mi dia il doppio delle chiavi che ha nei capelli. Però mi raccomando. Grazie signora. Mi faccio un favore, caro. Si mangi un poco di quelle, di quei pasticcini che ho preparato, va bene? Le piaceranno. Vabbè, però mi raccomando, lei non entri più in casa mia, ok? Sì, lei dice di sì. Arrivederci. La signora è ancora qui. Signora, arrivederci. 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 Signora, i limoni, signora! Ma fra l'altro è un signore. è palesemente la faccia dello sviluppatore questa. Palese proprio. Signora, arrivederci. La signora rimarrà qui. Andiamo a prendere i pasticcini. Ah, mi ha fatto delle cacche. Ispezioniamo. Un grostoli. Che cazzo sono i grostoli? Raga, la signora non va via. Strano. Cosa sono i grostoli, raga? Vabbè, ha fatto dei grostoli. Non so se li dovrei mangiare. Però profumano molto di saporito. Raga! Sono gli stronzetti del suo cane. Potrebbe essere. Vabbè, io continuo. Forse li devo mangiare per forza? Madonna, questa mi ha drogato, raga. Questa mi ha drogato. Sono le chiacchiere. Ma non mi piacciono le chiacchiere. Signore, tutta buono. Tutti quanti li devo mangiare. Buoni questi grostoli. Madò, buoni. Aspetta. Buoni. Maronna mia. Signora, buoni grossi. Oh. Leggiamo. La nota dice: benvenuto a casa. Magari viene da quella signora. Ma dove è andata? Non lo so, però forse è meglio chiudere la porta di casa. Vabbè, ho messo comunque, ho scaricato la roba nella casa e mi sono ricordato del... Cos'era il toll? Che non mi ricordo.
Comunque, combinato a questo strano incontro con la vicina, ho capito che ero molto stanco. Ho deciso che avrei fatto un riposino nella master bedroom. Poi, fra l'altro, volevo testare il comfort del mio letto. Posso chiudere però tutte le porte? Che ho molta paura di questa casa. È una casa senza finestre. Il pedaggio. Quindi ho avuto uno strano incontro al pedaggio. Dov'era la mia stanza? Voglio chiudere tutte le porte, raga, non mi piacciono le porte aperte. Dopo il dolce ci sta un riposino. Eh sì, dai, è il minimo. Via! Voilà! Tutto chiuso. Ma non ci sono i cuscini? Vabbè, provinquiamoci. Ma sì. Come mi sto distendendo? Madonna mia. Mi sono distesa tutta storta proprio. Mi sembra molto specifico come piatto, per questo mi chiedevo dello sviluppatore. Chi lo sa? Sto dormendo? Sto dormendo. Una casa senza cuscini. Sì, la cervicale che sta benissimo. No, vabbè, ma lui dorme così. Questa volta non ho sognato di questa casa. La casa non può pigliare aria. E vabbè, ma tanto mia mamma non ci sta. Ho fatto un bar and roll. Probabilmente perché finalmente ero qui. Trauma, che paura, che pathos. Caffè ammazza caffè, ma magari no, questa volta ho fatto un sogno differente. Va bene. Qual era il sogno differente? Che musica ansiogena, è vero. Un tributo a Serenata. Questo è il sogno? Oddio, chi è questa signora? È mia moglie. Mia moglie e io eravamo di fretta per andare all'ospedale. Aveva un sacco di mal di pancia. Le parlo. Stavo guidando mia moglie verso l'ospedale perché si erano rotte le acque. Tesoro, starai bene, va bene? Sì, però non evita le strade con le buche, per favore. Hai chiamato tua mamma? No, mi sono dimenticata. La puoi chiamare tu quando arriviamo? Va bene, la chiamo io. Grazie, per favore ricordati che l'autostrada è bloccata, quindi sbrigati! Va bene, guido. Brim, ma stiamo guidando nel su. Dio, cosa sta succedendo? Jessica, il sugo. Jessica, oddio. E mo? Ma tutto sgocciola! Presente, sto qua! Che è successo? Si è rotta tutta, altro che acque! Oh no! Quante acque ha rotto? Ha rotto anche il sangue, è rotto! Vedete che significa dormire senza cuscini? E questo significa che poi fai gli incubi di acqua! Che incubo orribile! Quel rumore di sgocciolamento l'ho sentito mentre stavo dormendo. Da dove viene? No, non mi dire che mi sgocciola casa. Raga, io sento. Dov'è che sgocciola? Mica c'è un mostro del cesso, no? Forse sgocciola giù. Sì? Cucina? Dite che è il lavandino? È il lavandino? No, a parte che qui posso aprire gli armadietti. No, raga, non è il lavandino. Dov'è che sguccia? Ma poi, fra l'altro, che fornelli c'ho? Cioè, i fornelli con come si chiama? Le cose delle noi, i centrini delle nonne. Ciao, Nico! Violino. Forse sgocciola qui. Raga, ma io sento sgocciolare duro. Ciao Giallu! Ma. Lo sfacci ma sgocciola. Ma no, ma posso chiamare un pompiere? Qua è chiuso. Qua non penso che sgoccioli, non ci sono sgocciolamenti. Cantina. Non abbiamo la chiave.
Forse sgocciola al piano di sopra? Perché magari nella stanza dei... Guarda, io sento di rumore. Magari nella stanza dei... Qua. Sgoccioli? Raga, ma sgocciola tutto, ma non so dove sgocciola. Non capisco. Ciao, English! Segui il rumore. Sclick. Sclick. Qua. Sclick. Sclick. Sgocciola il muro! No! Raga! Che palle! Pure qui! Ma che palle! Ma è la mia vita! Oh, c'è una perdita nel soffitto! Questo significa comprare una casa vecchia! Io gliel'ho detta, bellotta! Sentivo una strana sensazione, non riuscivo a spiegarmelo, però questo rumore costante dell'acqua, non lo so, magari mi dava un brivido felino. Però c'avevo uno strano brivido. Vabbè, comunque me la vedo domani. Non mi voglio rompere le balle adesso. Torno a letto, va. C'è pure un'altra cassetta. Ispezioniamola. Cassetta 2, l'incidente. Va bene, e prendiamola. Sì, ma non me la fa prendere. Sensazione di umido. Al piano di sopra spero che non ci sia un cesso. Ce ne sono tanti. Ce ne sono pure troppi cessi in questa casa. Acqua nera. Sarà la muffa, raga. Brutta faccenda. È petrolio. Ma magari, almeno ero ricca. Eh sì, ma io non posso dormire con l'acqua che mi sgocciola. Cioè, dormo male. Vabbè, torniamo a dormire. Torno. Ciao Giorgio, ha rotto le acque, ha rotto la casa. Vado. E non sta parlando di noi? No, in questo caso no. Ma io non riuscirei mai a dormire con lo sgocciolamento. Cioè, che fastidio. Sgocci. Vai con un altro incubo. No, basta, eh. Come si mette a letto questo qui? Raga, ma sta dormendo senza il cuscino. Che non fate domande. Sì? Buongiorno. Va bene. Oh. Ah no, sgoccio. Stavo dicendo non sgocciola più. E invece sgoccio. Un messaggio. Da mamma. Buongiorno figlio. No, è papà. Ah, buongiorno figlio. Tua mamma mi ha detto che sei arrivato da Marianna ieri. Come sta andando? Ciao papà. Vabbè. Che cazzo di risposta è? Sì. Lo so, mi dispiace. Com'è la nuova casa? È quello che speravi? È bella. Stavo portando le scatoloni dentro. Ho portato gli scatoloni dentro. Ieri mi sono stancato. Adesso torno a scatolare tutto. Papà, quindi non mi rompere i coglioni che io sto lavorando qui. Va bene, kitchen. Andiamo in kitchen. Via. Vuole dirci lei cosa si prova a dormire con l'acqua che sgocciola in testa? No, vi prego. No, vi prego, basta. Ragazzi, ma questa cassetta non era qui. Un rambolo. Oddio, aspetta, però devo andare a prendere prima l'altra, allora. Ce n'era un'altra qui, di cassetta. Madonna, a parte il fatto che sento tutta questa casa di me. Ma perché la casa che scricchiola mi dovevo trovare? Prendiamo questa cassetta. Ma qua fuori l'altro si allaga tutto. Ma chiama i... Ma guarda lì, si è aumentata la... Come si chiama? La perdita. Ma chiama il rubinista. Che altrimenti è un casino. Vai, inserisci questa roba. Vabbè, il padrone della casa che sta lavorando nel basamento. Vediamo un po'. Sembra essere solo. Però sento i figli che giocano nel cortile. Ok, vediamo un po' che cosa succede. È lì in silenzio.
sta provando a dire qualcosa alla telecamera e poi comincia a parlare. Sono preso da un senso di stranezza e comincio a rabbrividire. Anche l'uomo sembra un po' disturbato. Le sue parole davano un senso strano che non riuscivo a comprendere. Vabbè, parla di un imminente disastro, un evento che crede che stia per succedere alla sua famiglia. Ok, comincia a piangere. Va bene. Io mi sento come se parlassi a me direttamente, eccetera eccetera. Sì, vabbè, comunque sta male questo signore. Perché sta facendo qualcosa per prevenire che succeda? E qual è lo scopo di queste cassette? E che cazzo ne so, a me lo chiedi? Buttiamola via. Ispezioniamo. No, senti, quella della cucina non la voglio. Prendiamo downstairs bathroom. Downstairs bathroom. C'era un bagno anche al piano di sotto. Una chiamata all'idraulico la farei, ragazzi. E che ne so. Ok, questa la mettiamo qua. Via. Io chiamerei l'idraulico. Upstairs guest. Prendiamolo. Via. Per sicurezza preparerei il gommone. Sì, io preparerei anche il gommista. Qua sgocciola troppo. Dov'era il bagno di sopra? Di qua. Io non mi ricordo i voti. Voilà. No. Via. La mettiamo qui dentro. Ecco. Via. Chiudi tutto. Andiamo al prossimo Stipes. Qual è? Upstairs main hallway. Cos'è il main hallway? Di sopra. Che gli manca? Cosa ci manca sopra? Abbiamo fatto tutto. Sì, si sente in tutta la ca... Qua. Appo. Il corridoio. E che devi arredare in corridoio, scusa? Che si arreda il corridoio? Chiamerei quell'idraulico che è benvenuto, sì. Io pure chiamerei l'idraulico, però... Ok, fatto. Prendiamo l'altra cassetta. Mentre stavo portando gli scatoloni, mi chiedevo che cosa stessi facendo qui. Ho agito impulsivamente quando ho comprato questa casa, però ho sempre avuto questi sogni su questa casa e vabbè, mi ha continuato a tormentare. Sembrava che non avessi altra scelta. Magari è la disperazione che ha cominciato a poppare fuori. E per un momento ho considerato di essere insano mentalmente. Sì, vabbè, stai bene, non ti preoccupare. Però sentivo il bisogno di rendere questa casa mia. Quindi ho cominciato a svaligiare tutti i pacchi. Ma prima... Mettiamo la casa... Ragazzi, ma la cucina è sempre stata lì. No. Scusa. Era di qua. Era al posto del frigorifero. Oddio, mi stanno cambiando l'arredamento. Guarda che se mi cambiano l'arredamento non mi piace, eh. Vabbè, la scena è disorientante. L'uomo della cassetta precedente è in un posto impossibile da identificare. Sembra di essere nell'oscurità. Oddio. È circondato da queste cose rosse. Va bene, sento... Continuo a sentirmi comunque. Questo si sente sempre male ogni volta che vede queste cazzo di cose, di cassette. Sento la disperazione dell'uomo e il suo pentimento. Vorrei spegnere la cassetta e smettere di guardarla. Ok, e cosa succede? Questo uomo comincia a parlare e comincia a formare delle frasi un po' sconnesse. C'è un grande dolore nei suoi occhi. Come se portasse qualcosa, un fardello troppo pesante per le sue spalle. Sì, 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 va bene. Ciao Camu, buon pomeriggio. Porta il sugo? Sì, sento il suo dolore, la sua tristezza. Sta parlando delle sue agonie. Però prima che possa dire qualcosa, la cassetta finisce. Mi sento rotto dall'intensità della cassetta. Va bene, signore, il signore non stava benissimo. Però sti cazzi, cioè alla fine chi se ne frega. Allora, apriamo le cose. Ma posso arredare, ragazzi! Ma posso arredare sul serio? Allora! Per arredare bene la casa
serve prima di tutto un bel frullatore. Frullatore che mettiamo qua. Bello, sul lato. The Sims, ma sì, è bellissimo. Prendiamo invece un panettiere. Panettiere lo mettiamo qua. No, qua. Perché io la mattina quando mi sveglio voglio avere il pane già pronto. È la prima cosa che devo toccare è il pane. Ma non il pene. Fermi. Allora, mettiamo questo però qui, sul bordo. Bello, bello, bello. Mi piace, mi piace. La teiera la metterei sul fornello. No, non ci va a dire il cazzo di la teiera sul fornello. Vedete che avete delle idee stupide? Anche voi. La teiera la mettiamo vicino all'acqua. Perché giustamente... Questo che cos'è? Oddio, ragazzi, che cos'è questo? Una birreria? Ma non il pe... No, non è vero. Non ho detto niente. Quale pe... Ma uno parla di pane. E subito tutti a pensare a male. Ragazzi, che cos'è questo? È un kebab. Ragazzi, ma perché dovrei avere un kebab? Ma che cazzo dite? Ma non è un kebab. Vabbè, il kebab lo metto qua. Comunque, perché mi sembra un buon posto per un kebab. Una bella tazza. Beh, la tazza la metto vicino al tostiere. Perché voglio farmi il caffè la mattina e lo voglio bere con il mio latte. Mettiamo anche un bel calendario. Un bel cesto di frutta al centro del tavolo. Mamma mia, veramente l'arredamento di mia nonna. E i piatti li mettiamo nella cassapanca. Via. Dammi piatti. Qui dentro. Sì. Qui dentro. Qui dentro. No, amici, non mi fa mettere i piatti nella cassapanca. Ma che casa di me? Vabbè, basta. Arredamento rovinato. Niente, non si può. Arredamento rovinato. Ah, ci sono anche due tazze. Le due tazze le mettiamo vicino alla teiera. Dove è giusto che siano. C'è altro? Niente più. A posto. Serviva Paola Marella. Camu, che intanto regala centrino. Una spast. E la fa entrare. Lo fa entrare nel fantastico mondo dei pepsomani. Ah, ma c'è l'uscita secondaria. Bello. Posso uscire anche dalla cucina, quindi. Vabbè, dai, apriamo il bagno. Ma ci sono troppe cose per il bagno. Allora, le medicine le metterei qui dentro. Perché, scusami, nel bagno ci va... Prendile. Nel bagno ci vanno le medicine. Voilà! Medicine messe. Andiamo avanti. Grazie mille, volevo aiutarti con l'arredamento, non ne esco. No, già abbiamo pensato noi. Il cestino con gli assorbenti lo mettiamo qui. E però mo come si apre il cestino? Di qua o di qua? Di qua. È così che si apre. Vabbè, lo mettiamo all'entrata. Perché uno appena deve entrare deve subito buttare la munnezza. Tiè. Vabbè, sì, così. Poi questo è il cestino dei panni sporchi. Ragazzi, ma io non ho abbastanza spazio. Lo metto qua. Ma io non ho abbastanza spazio per vivere in questo bagno. Il bicchiere con il posa dentifricio qui. Una bella asciugamano. La metto sul bidet, perché quando mi devo lavare, ovviamente, mi devo anche asciugare la ciuccia. E un bel tappetino che metteremo qui, appena entri in bagno, perché anche l'arredamento vuole la sua mancia. È storto, che dolore. Ecco qua. Chiudiamo tutto. Bello. Bello, bagno arredato. Andiamo avanti. Mi piace questo arredamento. Apriamo questa. Via. Lo stereo. Allora, lo stereo lo mettiamo qui perché voglio che si senta la musica in tutta la casa. Yeah. Quindi, stereo qui. Un bel vaso. Lo mettiamo. C'è un tavolino. C'è un cazzo di tavolo. Non c'è niente. Madonna mia, io dovevo andare da Ikea. Lo posso mettere qui sopra? Ma questo è un birillo. Scusa. E dove poggi i piedi fuori dalla doccia? Ah, tu dici... Che paura. No, sono ritornati i violini.
dici che questo lo devo cambiare? Era per la doccia. Ma Tego, ma dove metto queste cose? E il secchio? Ma è gigantesco. Vabbè, è un vasone. Gulo, è veramente grosso. Comunque, andiamo avanti. No, devo aprire per forza la porta. Chi è? Era una palla. Uccisi! La televisione! La TV si è accesa da sola. E non riuscivo a fare a sentire i rumori oltre al rumore statico. Sento che c'è qualcuno che piange. Ma spegni! Camu, che regala ad Amplifon una sabba. Grazie per la sabba ad Amplifon. No, raga, abbiamo fatto arrabbiare la palla. Ma io non... Leggo. La nota dice benvenuta a casa. Ancora. No, vabbè, raga. C'è qualcuno? Questa è la signora che mi fa gli scherzi. Raga, ma la porta è sparita. Raga, ma non c'era una porta lì. C'è qualcuno? Vabbè, vabbè, andiamo avanti. Bel ventilatore. Questo ventilatore lo voglio mettere qui, davanti al divano, così quando mi guardo la TV mi raffreddo anche le palpebre. Poi un bel cuscino. Lo mettiamo sul divano il cuscino, no? Classic cuscino da divano questo. Lo metto anche un po' di sbieco, eh? Così. Bello, bello, bellissimo. Un altro cuscino, perché giustamente i cuscini sono sempre due. Sì, mi raffreddo anche le palle, anche quelle. Tiè, altro cuscino di qua. Non facciamo caso a quello che è appena successo. Una bella fotografia di me e mia moglie Gwendalena. La mettiamo qui. Quanto è grande. Ah, ma ci sono dei messaggi qui. Mio fratellastro. Mio fratellastro che mi scrive: ehi, amico, come stai? E poi c'è il signore dell'assicurazione, che si chiama Franco, dall'assicurazione dell'auto. La devo informare che la sua macchina è stata dichiarata persa. Ma come persa? E adesso che facciamo? Ma tra l'altro io a mio fratello ho risposto. E non ho risposto a mio fratello. Ah sì, chi se ne frega di mio fratello? Mio fratello se ne farà una ragione. Un altro vaso. Quanti cazzo di vaso te? Ma quanti vasi c'ho? Mettiamolo qua a terra. Chi è? Stiamo investigando i dettagli per l'incidente, per determinare chi è stato coinvolto, diciamo, in queste cose. Ciao, Metal Trexate! Ah, è il fratellastro. Non è il fratellastro, scusate, è il cognato, avete ragione. Ragazzi, che era questo rumore? Veniva dal basamento? Mi faccia sapere quando ha un update. Comunque mi dispiace per la sua perdita. Eh sì, mucca sorda. No, io non ci vado nel basamento. Io continuo ad arredare. Io devo arredare. Basta. Fatemi arredare, vi dico. Ho un compito. E il mio compito è l'arredamento. Ecco qua. Bello. Bello. Andiamo avanti. Vado su. Non salgo. Non, cioè, non scendo. Allora, ragazzi, ma qua vibra tutto. Sì? Sì? Vabbè. Ok. Qua ci mettiamo subito il tappetino, così nessuno si disturberà. Ma perché io ho portato due paia di pantofole? Io vivo da solo. Non è che sono pazzo. Vabbè, mettiamo anche le pantofole a terra.
Poi il cestino della biancheria. Ma quanti cestini della biancheria abbiamo in questa casa? Ma io non ho così tanti cestini per la biancheria. Ragazzi, ma non ho spazio. Tutto qua. Andiamo a vedere. Poi c'è il... non lo so, il coso per la barba. Bicchiere con il dentifricio. Un po' di asciugamanzi. Le mettiamo qui sopra, così almeno le possiamo utilizzare subito. Un bel cestino dei rifiuti che mettiamo qui all'entrata. Maronna, basta questi messaggi. Chi è? C'è un numero che mi ha scritto. Ciao Azzirra! Oh, io mi ero andata a vivere in auto, anche io, ragazzi. Non era più tranquilla un parking? Che ansia. Più arrediamo, più la palla si arrabbia. Ciao Shakur, benvenuto. Chi è? Ragazzi, ma sono sparite le finestre, seriamente. Ma fermi. Iruma, intanto, che ci lancia i suoi seed. Ciao amici. Mua, grazie mille per il raid, benvenutissimi. Buon pomeriggio, buon mercoledì. Sono Yugali, faccio cose, vedo gente, sto traslocando. Sono un po' senza voce, ma sto traslocando e sto provando a non morire di infarto perché questa casa è molto strana. Grazie mille per il raid, com'è andata la live? Mi potete fare uno shoutino di Roma, per favore? Scusami, io sono senza voce. Ma là ci sono le finestre. Giuro che queste finestre sono finte. Vedi? Non si vede fuori. Grazie mille per lo shout. Allora, vediamo. Io continuo ad arredare. Ragazzi, non mi interessa. Io continuo ad arredare. Non me ne frega niente. Ci saranno i mostri? Sono solo nella nostra testa. Via! Senti che vocina. Sto bene. No, no, sto bene. Allora, sono stata malissimo perché ho avuto 10.000 malattie diverse. Però adesso sto bene. L'unica cosa è che ho ancora il... la voce tipo mezza morta. E quindi sono ancora in ri... Raga, i cuscini! Finalmente dormiremo su un cuscino fatto di bello! Ciao Daniele, benvenuta! Ma grazie mille ancora per il ride, amici! Benvenutissimi! Se volete, il gioco di oggi si chiama Questa casa non ha né porte e né finestre. Ed è un gioco che parla di un signore che si è trasferito in una casa che c'aveva le porte e le finestre, ma comincia ad avere delle visioni strane. Toh, bel arredamento però. Toh. Ma come Windows Argon Mac. Un saluto anche agli amici della Apple. Ma il cuscino per i piedi, ragazzi, il cuscino per i piedi è importante. Stai al caldo, mi raccomando. No, ma sto al caldissimo. È soltanto una questione che, dato che sto facendo live, e non è che ne sto facendo poche, sto facendo live tutti i giorni, 10 ore al giorno, un altro poco, quindi non sto riposando la voce, e quindi la voce continua ad essere tipo mezza morta. Però prima o poi passerà. Prima o poi passerà. Lei urla se... sì, poi urlo. Questa stava qui, vero? Allora, i libri. Raga, io sto arredando per il momento. Noi abbiamo sentito dei rumori, ci hanno chiamato da un numero sconosciuto. Facciamo finta di nulla, perché io penso che l'ignoranza sia la cosa migliore nei casi di occultismo. Cioè, se succedono cose strane, l'importante è ignorare. Perché se ignorate, il mostro si sentirà ignorato e non verrà da voi. Cioè, non verrà a prendervi. Oh no, ho sbagliato a mettere i libri. E mo' i libri dove li metto? Beh, credo proprio che questi libri li metterò qui. Toh! Va, belli, sul tavolino. Belli. Secondo me fa arredamento un po' bislacco. Ci sta. Numero sconosciuto, signora o signora? Why not both? Perché questa qua non me la fa aprire? Raga, comincio a sentire sempre più rumori molestici. Non mi fa aprire più gli scatoloni. No, raga, non mi fa aprire più gli scatoloni. Ma no, mi sono chiusa in bagno. Sento i passi. Sto pacchetto di caramelle balsamiche, lo vogliamo comprare? È vero, dovrei comprarlo. È che mi scordo sempre. Raga, è arrivato il momento. No, l'ho completato, credo. Abbiamo fatto tutto.
Sì, abbiamo fatto tutto. C'è qualcuno qui. Non c'è più niente. Cazzo, raga! È vero! Raga, è sparita pure la porta! Oh no! Oh no! Qualcuno dalle testate. E come scappo, raga? La casa non ha le finestre! Mi hanno tolto tutte le fughe! Ma fra l'altro qui dentro questa stanza era chiusa. Vai alla cantina. No, raga. Maronna mia. Io la apro. La apro, vi dico. La apro. Ragazzi, che cos'è questa roba? Ispeziono. Oddio, ma che cosa è successo qui? È terribile. Questa perdita si sta deteriorando. Sta deteriorando il soffitto. Il cacchio, ma è una roba viva. Ma è un blob. Devo fare qualcosa prima che collassi il soffitto. A stento riesco a guardare questa roba. Mi sembra... mi rende nauseabondo. Però è frustrante. Devo prendermene cura perché fa schifo. Guarda lì, è tutto ammuffito. Ma è la finestra? Sì? Yeah! Chi è? Sì, la porta si è chiusa, lo so, ho visto. Raga, c'è la palla. La vedo. È lì. È come il film horror della MUF. Raga, è la palla. Palla? No, 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 no. Sì, è mia moglie. Signora, ma quanto è grande, è cresciuta tanto. Sì. Che buba, ma è in pigiama. Oh, è in bikini, in costume. Signora, è chiusa la porta. Ma sto avendo le allucinazioni, raga. Ma non è niente di che. Da posto. Chi è che mi manda? Chi è? Mamma, che mi dice è colpa tua. È stata colpa tua. Cosa, mamma? Mamma, che vuoi? Mamma, non ti ci mettere anche tu, mamma, per favore. Eh? Sì, chi è? Sei proprio un disappunto. Come si dice? Sei un fallimento di figlio. Perché mi dici queste cose, mamma? C'è la televisione al contrario. Credo di essere nel sottosopra. Delusione, sì. Se un disappunto era uguale. La torcia
sottosopra. Io ve l'ho detto. Io ve l'ho detto che stavamo nel sottosopra. Lo vedevo dall'inizio che questo gioco era un po' sottosopra. Magari era una zinna, no? Cos'è questa roba? Siamo falliti. Sì, una collaborazione con Stranger Things. Vabbè, io vado a dormire. Non posso. Non posso. Ah, non posso salire. Non posso. Hop! E allora vado di qua. Sì! Apro la porta. Oddio, ma è di nuovo il basamento. Cosa succede? Oddio, ma è Spider-Man lì sopra, raga. Spider? Sei tu? Ma ho sbagliato gioco? Sì? Aspetta, io devo abbassarvi il volume perché sennò voi morite di morte. Cioè morite di... Guarda lì quanto è alto! Ma è altissimo! Purissimo, levissimo! Vado. Sì? C'è qualcuno che si lamenta, fra l'altro. Ma proprio... Ah! Signora? Ma è il bambino? Signora, che limoni, paura, signora! Però. Non so se mi devo avvicinare ancora al ragazzo. Lo vedo... Negro... Sì. Questo mi salta addosso, raga. Ma ti vedo la pipa! No, ragazzi, non tocca. Ah, c'è una cassetta, però. Guardiamola. Ti faccio vedere un bel cartone animato. Tiè, a mamma. Come si inserì? Ah, qua. Guardiamo. Mentre la cassetta comincia, prendi la scopa e non posso picchiare le persone. Mi sento immerso nella psiche della torturata di quell'uomo. Le immagini sono frammentate, sono frammentate. Ci sono dei suoni e dei ricordi e ti danno quel feeling un po' disturbato. Va bene, è tutto un casino comunque. A stento riesco a capire che cacchio sto vedendo. Ok. La faccia e il corpo dell'uomo sono completamente distorti. Se non avessi saputo chi era, non l'avrei mai riconosciuto. Ok, vabbè, comunque sta tutto storto, tutto male, sta soffrendo. E ci sono frammenti di voce che raggiungono le sue orecchie. Va bene, c'è qualcosa che glitcha, che flickera. Però lui è consapevole della mia presenza. Bene, e in un crescendo di pazzia e disperazione la cassetta si interrompe. E il finire dell'interrompersi della cassetta mi lascia senza fiato. Il mio cuore sbatte nel mio petto. L'oscurità si prende possesso della casa. E ci sono un sacco di domande senza risposta. Ok, mi sento con questi pezzi di esistenza che sgocciolano. L'uomo è andato via per sempre e la cassetta è diventata un portale per la nostra coscienza. Signore? Va bene, io che devo fare? Interagisco? Che fai, Fliggeri? Signora? Che faccio? Ma ha difficoltà a respirare la signora. La prossima volta visitiamo la casa. Sì, sì, no, ragazzi, la prossima volta vi giuro che non mi trasferisco. E io dove devo... Dove dovrei andare? Cioè, devo andare nel portale. È tutto al contrario, qui. No, assento vedo, fra l'altro. Giù. Ok. Stessa porta. Forse c'è una porta che porta. Ritorno indietro. Ha! Ragazzi, ma sono nel posto di prima. E non è cambiato un ca... Sì. Ah.
Ah, è cambiato un ciuffo. Sì, è molto scuro. Dove porta la porta? Da nessuna parte porta. Ritorna indietro. Ok. Prima mi sembrava che la signora ragno si fosse spostata. Ma io, tra l'altro, qua sento un rumore molesto. Sì, è questo slime che comunque viene. Si sta formando. Mi puzza. E vabbè, quello di prima. Ma è qua che si lamentano. Sentite che qualcuno si lamenta tipo con la motosega? Oddio, mi sono incastrata. Prendi la stessa porta. Ah, vero. Forse devo sentire dove urlano. Qua. Umaro. Sì? Ah. Sì? Aiuto, amici. Io non so dove sto andando. Sento i coccodrilli. Le nonne! Sento i coccodrilli, raga. E qua? Ho sbagliato strada? Ho sbagliato strada. Andiamo verso il rosso. Ok, di qua. Permesso. Raga, ma sono ancora qui. Cosa sta uscendo da questa poltiglia? No, niente, è ancora quella di prima. Io andrei dove non urlano. Ma io invece sto andando proprio dove urlano. Sto salendo, qualcuno sta piangendo duro. Salve. Chi chiude? Ehi. Madonna mia. Santa Rosalia. Salgo su? No, perché non ci sono le scale. Quindi vado di qua. Signora? Signora, è lei che rutta? Le parlo. Sembra essere distratta da qualcosa di fronte a lei. Tesoro? Hai visto l'ultimo quadro che ho dipinto? Mi ha preso un'eternità per finirlo, però è uscito perfetto. Sì, l'ho visto. Diamo sempre ragione agli spiriti, raga. Stavo pensando al nostro bambina, alla nostra bambina Laura. Sai, è così, è per questo che è così bella. Ricordi che quella domanda che ti ho fatto? Come è fatto Gesù? Come è fatto Dio? Sì, come è fatto Dio? Ma che è Marzullo all'improvviso, mia moglie? È divertente che noi non siamo mai stati religiosi, però hai sempre provato ad aiutarmi a capire perché riusciamo a vederlo. E lo apprezzo molto, sai? Mi dispiace per quello che è successo. Però io adesso lo vedo. Vede Gesù, lei? Vabbè, sì, è morta. Lo vedo ed è bellissimo. Lo vedi anche tu? Ragazzi, diamo sempre ragione. Sì, lo vedo anche io, Gesù. Bellissimo, vero? Così potente e bello e fico e devastante. Mi sento come se mi stesse strappando via la faccia, però in un modo bellissimo. Sto cercando di perdonarmi. Sì, sì, vedo pure San Pietro. Sì, sì. Shh. Ui. No, non ti preoccupare per me. Dobbiamo prenderci cura della nostra bambina adesso, sciocchino. La senti? Sta piangendo quella povera creatura. Dovrei andare a controllare la nostra bimba. Magari ha fame. Vai, tesoro. Vai a controllare la bambina, tesoro. Vai. Vai a controllare la bambina. Tesoro. Niente. Devo andare a controllare io la bambina, amore. Ci vado io. Non ti preoccupare. Era meglio una casa con le finestre. Ciao, Peach. Andiamo a... No, no, no.
Ma abbiamo un coccodrillo. Abbiamo partorito un coccodrillo. Io sento proprio i suoni dei coccodrilli. Dov'è la bambina? Te so. E sta qui, eccola qua. Sì, tesoro? Tesoro, vedi? Ho detto a tuo padre, avevi fame, non è vero? Non ti preoccupare, Laura, mamma adesso ti dà da mangiare. Oh, ciao tesoro, sei stato per un po' via. Ci siamo visti appena recentemente. Dove sei stato? Non ti siamo mancate? È stato così vuoto e solitario qui. E Laura non ha mai smesso di piangere cercando il papà. Tesoro, forse è meglio che te ne vai. No, no. Sai, ho un'idea migliore. Perché non vieni con noi? A Laura manchi così tanto ed è così affamata tutto il tempo. Non riesco a saziare il suo appetito. Non riesco a vederla soffrire così. Non ti riesco a raggiungere. No, tesoro, tengo da fa, devo andare a comprare sigarette. Capisco. Ma lei ha così tanta fame. Che paura, però. Andrò avanti io e cercherò di darle da mangiare. Peccato che non riesci a raggiungerci. Ha bisogno davvero di suo padre. Io però torno. Torno. Vai, amore. Ci vediamo dopo. Non è mia, è la figlia del postino. Allattamento al seno, no? Ci vediamo dopo. È chiusa la porta. Lascio andare via la famiglia. L'ho lasciata andare via. Ciao Eruner. Ciao amore, torna da Gesù. Quella terra è sangue, no? Era una poltiglia, era tipo slime. Sono sveglio? Ma sgocciola senza... Cioè, scusami. Sembra essersi fermato. Ma ho avuto le visioni. Ma forse era la muffa, raga. No, dai! Ma è tutto a posto! Era la muffa! La porta è chiusa? Secondo me era la muffa, raga, era tutto qui. Sì, è una cosa sui sensi di colpa. Vedete? È esattamente come l'ho lasciata. Secondo me era giusto un po' di muffa che mi ha dato un mal di testa. Sì. Sì. Però io me ne vado di casa. Vabbè. Che non si sa mai. Comunque, nel dubbio. Nel dubbio vado. Vabbè. Che lascia fare. Sì. La morale, se avete la muffa in casa, toglietela. Quindi ho risposto. Nel dubbio chiamavo anche un esercizio, sì. A chi ha risposto lui? Quindi ho risposto. A chi? Però guarda, è arredata esattamente come l'avevo arredata io. Bellissima. Guarda che effetti. A che ora stacchi? Giorgio, in realtà non lo so perché stiamo aspettando Babba. Quindi ho risposto. Ma chi ha risposto? Alla casa che ti chiamava. Vabbè, ma me ne sono andato, scusami. L'avevamo arredata bene. Sì, ho risposto, ma ho detto che me ne andavo a fare in più. Allora, io credo che tra mezz'oretta Babba dovrebbe esserci, ma non ne sono sicura, raga. Perché non lo so. Vabbè, ma title drop così. Ha detto che ci metteva un'ora. Allora, raga. Mo vi dico, non lo so, perché Babba mi ha detto, quindi intanto rispondo, questo ancora risponde, eh. No, tu rispondi, vai. Rispondi, che mo arrivo.
Mo arrivo. Intanto faccio un attimo un retag. Ma vorrei anche capire, perché lei mi ha detto che alle 17 ci sarebbe stata. Manca solo thanks for playing. Oh, però fico, dai, devo dire la verità, era molto fico. 4 segreti su 5, chissà che cosa era l'ultimo. No, il tizio dice ho risposto. E quindi ho risposto. Vabbè, abbiamo risposto. Dai, il mood era molto figo, devo dire la verità, era molto molto bello. E per quanto riguarda la cosa di Babba, io devo, a lei mi aveva detto che alle 4 doveva fare il fattariello, doveva andare a firmare, però ha detto che io per le 5 riesco ad esserci, quindi non lo so. Lei non c'è in live adesso, giusto? Per me è ispirato a un film, e il film, il gioco non può essere messo in pausa. Va bene, io vorrei soltanto... Sì, vorrei soltanto... Pronto. Vorrei soltanto chiuderlo. Non è in live adesso. Ok, perfetto. No, ho sentito scricchiolare però. Il gioco non può essere messo in pausa. Chi è che ha l'obbligo di firma? No, Eli deve firmare per la casa nuova. Quindi ha detto che ma alle 5 più o meno ci sarebbe stata. Però non lo so. Ma non ho capito, è finito. Tecnicamente dovrebbe essere finito. Ma non chiude. Raga, dice che il gioco non può essere messo in pausa. Ora fai parte del gioco. Ora siamo noi il gioco. Vabbè, raga, bello. Ho risposto. Pronto? Pronto, casa? Sei tu? Pronto? Pronto? Ho risposto, però non parla. Vabbè. Bello, 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 bello. Devo dire.